Amici di Vivi Mazzara, buonasera da Piero Campisi. Ci troviamo in redazione nei nostri uffici centrali e abbiamo il piacere di avere questa sera il consigliere comunale Antonio Colicchia del gruppo Via. Allora, Antonio Colicchia, noi in passato ci siamo sentiti in videoconferenza a distanza, in altri tempi dove regnava la pandemia Lockdown. associata al lockdown. E allora, questa sera ti abbiamo invitato, tu garbatamente hai accettato questo nostro invito. Allora, benvenuto nella nostra redazione, per cui abbiamo preso il caffè, perché ci voleva, e adesso siamo pronti per stare un po' insieme, no? Stare un po' insieme, affrontare un po' quello che è il variegato mondo della politica locale, al rapporto anche col tuo ideale, il tuo rapporto professionale, e la tua vita, no? Antonio, l'amministrazione Quinci esiste da un anno e mezzo circa. Tu avevi iniziato questa avventura proprio sostenendo in maggioranza il sindaco Quinci, poi qualcosa non è andato per il verso giusto, probabilmente, e allora ti sei un po' distaccato. Noi l'avevamo notato dai tuoi interventi di stile opposizione in consiglio comunale, fino a quando un giorno poi tu hai deciso di schierarti dal lato dell'opposizione. Ecco, prima di andare a cadere sul gruppo Via, cosa è successo? Perché questa metamorfosi? Intanto buonasera a tutti. Allora, questa metamorfosi da cosa è dovuta? Diciamo che non tagliamo la testa al toro, più che un problema politico, sono sorti dei problemi personali, perché quando si fa la campagna elettorale, si creano determinate affinità, si crea una squadra, si crea... Io non rimpiango e non rinnego nulla dalla campagna elettorale, indipendentemente dal fatto che abbiamo vinto le elezioni. E questo io rimarco sempre il fatto che io non sono mai salito sul carro del vincitore. A cosa mi riferisco? Che quando nessuna parte politica, parliamo noi addirittura un anno prima delle elezioni, quindi nel giugno del 2018, gli allora consiglieri comunali Antonio Colicchia e Nicola Norrito avevano esternato a tutti i colleghi in consiglio comunale che avrebbero appoggiato la candidatura di Salvatore Quinci. Ci sono le foto, ci sono i comunicati che parlano, quindi non è che mi sto inventando nulla. Eravate riusciti a fare un logo, foto con striscione in Piazza Bravo, Mucarta, bravo, no, una Piazza della bella Repubblica, lista, Piazza Piazza della della Repubblica. Repubblica, per cui diciamo che avevate creato un progetto a sostegno del sindaco Quinci. Ora, quando noi, la nostra idea era quella di dare veramente una governance diversa, perché noi già parlavamo di problemi legati soprattutto alla nostra professione, al nostro settore. Perché sia io che il dottore Norrito siamo due commercialisti e avevamo già sollevato tutte le eventuali criticità da affrontare non appena se si fosse vinta la campagna elettorale. Ora, il problema, perché ribadisco sempre che amministrare non è una cosa facile, ma questo qua perché è troppo facile fare opposizione. Però nel momento in cui c'è un cambio di atteggiamento, subito 2 mesi dopo aver vinto le elezioni, ma un cambio di atteggiamento personale, non politico, personale. Quando hai la sensazione che stai nelle stanze politiche e la tua presenza può essere magari ingombrante, può dare fastidio a qualcuno, perché forse il mio più grosso difetto in politica, ma nella vita è un pregio, io non le mando mai a dire.
Se io devo dire qualcosa a Piero, gliela dico a Piero, non faccio il giro. Purtroppo oggi la politica non funziona in questa maniera. La politica è fatta tutta di sotterfugi. E allora che cosa è successo? È successo che ho avuto pure problemi nel relazionarmi personalmente con il sindaco per problematiche inerenti alla città di Mazara del Vallo. Quindi nel momento in cui io lavoro, sono presidente della prima commissione. La prima commissione è formata, quindi questo non lo dice Antonio Politico. Diciamo quale La prima commissione? commissione affari istituzionali, patrimonio, finanze. Diciamo che era una delle commissioni, non voglio dire la più importante, ma è quella dove passano tutti gli atti amministrativi. E quindi io ho un problema ad incontrare il primo cittadino di Mazara, perché sono un consigliere di maggioranza e prima eventualmente di proporre qualcosa è giusto che io ne parli col sindaco e chi sa la politica, perché magari io posso uscire con qualcosa che dove posso mettere in difficoltà l'amministrazione se io sono. Ma nel momento in cui io anche o esclusivamente per problemi inerenti alla città non riesco ad intrattenere un dialogo con l'amministrazione, allora mi ritengo una persona abbastanza intelligente e mi faccio da parte. Ma di contro sarò molto vigile sul vostro operato. Perché non è che mi faccio da parte. Io non sono l'ultimo arrivato. Io ho preso più di 300 preferenze. Quindi per qualcuno magari quello che può. Io rappresento più di 300 individui a Mazara, unità che mi hanno dato la loro preferenza. Quindi io devo dare risposte. Risposte che ad oggi io non riesco a dare, ma non riesco a dare perché pur sollevando problematiche abbastanza importanti e pur sollevando praticamente dei tempi lunghi di questa amministrazione, sono stato pure, tra virgolette, un assessore ha detto, ma lei parla sempre della stessa cosa, ma se io a luglio ti faccio una richiesta e noi siamo a gennaio e questa richiesta non è stata affrontata, un problema ci sarà. Un problema ci sarà, poi magari andremo nello specifico. Quindi è più un problema, io capisco che nella vita la Tu politica. parli dei primi mesi dell'amministrazione Quinci? Io parlo praticamente fino al mese di settembre-ottobre, tutto sommato, perché è inutile nasconderlo, perché eventualmente se dico qualcosa di non vero, qualcuno viene qua e mi No, no, smentisce. no, noi No, no, diciamo a no, no, priori no, che perché. chiunque si sente chiamato in causa o viene chiamato ufficialmente in causa, Vivi Mazzara dà la possibilità di replicare, per cui contattateci, noi siamo qua. Sull'ingresso praticamente nel mese di ottobre è stato concordato insieme all'amministrazione, insieme al sindaco, l'ingresso nel gruppo cui facevo parte, che era inizialmente Mazara Bene Comune. Mi è stato dato l'ok, perché un consigliere di maggioranza deve sempre parlare con il sindaco. Mi è stato dato l'ok. Da quel momento in poi succede che. E premetto un'altra cosa, che altri gruppi di maggioranza avevano chiesto a Pietro Marino di entrare, ma Pietro Marino non è andato. Pietro Marino è venuto insieme ad Antonio Conicchia. Come ti ho detto nella scorsa intervista, dove ci sono 40 anni di rapporti personali. Ci siamo. Gruppi di maggioranza avevano chiamato Pietro Marino per entrare. Da quel momento in poi, solo e esclusivamente perché io insegno anche di riconoscenza, perché la politica. Uno bisogna che nella vita sia pure riconoscente. Quando parlando con Pietro si paventava del fatto che lui si potesse candidare e io ho detto se Pietro Marino si dovesse candidare avrà il mio appoggio in Candidare condizione dove? Specifichiamo. alla regione. Alla regione, perfetto. Avrà il mio appoggio incondizionato, cosa che ribadisco ancora adesso. Da allora praticamente si sono alzati i muri. Come se Antonio Conicchia, ma io ho appoggiato
Allora, tu ti sei sentito messo da parte No, io non da mi sono quello sentito, io sono che stato ho messo da capito? parte. Ecco, asserisci di essere stato messo da parte dal sindaco e dall'amministrazione, da quello che sto capendo, forse principalmente dal sindaco. Dopodiché, pian pianino, ti sei fatto la tua strada. No, Nel non senso è. che Non... hai trovato in Pietro Marino No, una guarda. parte gemellare della tua identità, forse ideologica e politica, ed è lì forse è nato poi questo accordo di appoggiare alla regione alle prossime elezioni a Ma Pietro Marino, questo no? guarda, Cioè, perché eri trombido forse no, di Piero, decidere? a prescindere, Antonio Colicchia, a differenza di molti altri, è un uomo politicamente libero. Io ho deciso di appoggiare Salvatore Quincy quando con Salvatore Quincy non c'era nessuno. Non c'era nessuno degli attuali alleati. Poi giustamente qualcuno si siede a tavolino, si fa i conti e dice il sindaco ha una lista. Colicchia e Nordito hanno fatto un'altra lista, con un'altra lista, altre due liste, noi vinciamo le elezioni. Noi i conti non li abbiamo fatti perché noi eravamo pure nelle condizioni di avere due liste, arrivare terzi, quarti, quinti e magari oggi non sarei qua in veste di consigliere comunale, ma sarei qua in veste di cittadino, normale cittadino. Certo. Di contro io dico... Nel momento in cui si fa una coalizione e si decidono, facciamo esempio, anche gli accordi, perché gli accordi sì, in politica si dice che le condizioni politiche possono mutare, ma un grande leader se traccia una linea la deve percorrere. Non ci sono le condizioni politiche che cambiano, perché il sottoscritto non è che dall'oggi al domani è andato via, il sottoscritto si è incontrato qualche volta. E si è sentito dire a settembre, a ottobre, ora dopo Natale, dopo, fino a quando praticamente, giustamente, poi passa un anno, dice aspetta, io voglio, dice no, io non posso rispettare gli impegni perché le condizioni politiche sono cambiate. Vabbè, non è che ci voleva un anno per sentirsi dire questa risposta, non è che ci campo di politica io. Io voglio fare politica, io voglio, tra virgolette, insieme al mio gruppo, perché eventualmente... La persona designata a poter fare l'amministratore per la famosa regola che aveva stabilito del 4x2, cioè due posizioni per ogni lista, ci siamo. Non, penso che non avrebbe sfigurato. Io non voglio fare paragoni con quelli che ci sono attualmente, ma non avrebbe sfigurato perché sanno pure di chi potevamo parlare. Ma nella vita si fanno delle scelte e uno, come si dice, io ormai ho preso tutto con filosofia perché a me l'uscita dalla maggioranza tutto sommato mi ha solamente beneficiato perché arrivato a un certo punto poi quando tu hai 45 anni, 46 anni, poi cominci a pensare, ma non è che in me c'è qualcosa che non va? Eh sì, perché se una persona ti chiama e viene nel luogo dove tu lavori 7 volte alla settimana, ti viene a casa e poi non ti chiama più, allora una domanda tu te la devi fare. Poi ho capito che... Almeno quello che ho capito io, poi magari che non sono io che ho qualcosa che non Ti va. saresti aspettato forse di fare o avere un incarico di assessore all'interno di questa giunta, sapendo che il sindaco, oltre agli assessori presenti, ha attualmente anche la possibilità di inserire altri due assessori e lo farà quando lui lo deciderà? Non lo Ma so, forse ti avresti aspettato qualcosa del genere e non è accaduto? guarda, se io avessi voluto fare l'amministratore o un altro del mio gruppo di maggioranza, io non sarei uscito dalla maggioranza. Io ho solamente detto, abbiamo deciso tutti insieme che la formula è questa. Perché non si fa? Perché c'è stato un momento che noi avevamo pure... carenza di assessori, perché io sono convinto che a Mazara, ma come in tutto il resto d'Italia, non puoi tu affidare ad una persona lavori pubblici, urbanistica, verde pubblico, cioè si fa male, io mi metto pure nei panni dell'assessore Reina, si Certo. fa male perché è un assessorato vasto, come ad esempio il discorso del noi abbiamo a Mazara l'assessore alle finanze che si occupa pure di rifiuti. Ma l'assessore alle finanze si può occupare di rifiuti nel momento in cui si redige il PEF, che è il piano economico finanziario. Ma per quanto concerne l'organizzazione della raccolta dei rifiuti, insomma, a
Hai la possibilità di nominare altri due, fallo. Fallo. Perché nel momento in cui tu vai a nominare altri due assessori, non abbiamo cessato il problema delle scuole e la delega ce l'aveva il sindaco per quanto. Vi ricordate tutto il problema delle scuole che dovevano chiudere? Una figura di un assessore alla Alla pubblica pubblica istruzione istruzione, che si dice. occupasse di quello, invece il sindaco deve eventualmente delegare tutto fatto solo e esclusivamente per gli equilibri politici. Ma se la maggioranza tu ce l'hai e hai quattro liste e hai per quale motivo sei andato? Ora penso magari si allargherà la squadra per quello che ho sentito. Ma sì. Noi abbiamo una radiolina, Emanuele, scusa, me la puoi prendere? Una radiolina che ogni tanto è un po' scassata, no? Perché non si sente bene, grazie Emanuele, non si sente bene. Ogni tanto proviamo ad Ad accenderla. accenderla. Oggi no, hai messo le batterie, Emanuele, avrei messo quelle vecchie. Comunque, questa qui è l'antenna di Radio Politica dove noi intercettiamo delle interferenze. Voci di corridoio dicono che sono tanti i nomi papabili a occupare le prossime due poltrone da aggiungere a questa giunta. Si fanno tanti nomi. Radio Politica mi dice che c'è qualcosa nell'aria, no? Prima si parlava di un posto a Forza Italia, ma a quanto pare Radio Politica ha intercettato che se prima non si forma un gruppo di tre consiglieri di Forza Italia in Consiglio Comunale, e potrebbe pure nascere, ricordate queste parole. Lì l'assessorato forse Italia non lo prenderà adesso, ma si pensa che ci sia qualcosa nell'aria, forse una o due persone di sinistra pronte ad entrare in giunta. Ma io il comunicato che ho letto oggi si parlava praticamente Emanuele, compra le batterie, questa nemmeno le scariche fa. Dicevamo che era antica Radio Politica, ecco perché certe interferenze funzionano e certe no. La mettiamo qua, continua. io per quando oggi ho letto un comunicato di una emittente televisiva che parlava, sempre per voci di corridoio, parlava dell'ingresso in giunta del consigliere D'Alfio. In quota partecipazione politica al posto dell'Abbagnato e di Giacomo Mauro in quota di Siamo Mazzara. Ricordiamo che il professor Giacomo Mauro non ha partecipato fisicamente nelle liste dei partiti che hanno fatto trionfare Salvatore Quincci, no? Ha No. lavorato Ha lavorato esternamente, esternamente, ha ha lavorato fatto esternamente, però ha una grande esperienza come consigliere per comunale. onor di cronaca L'assessore Abbagnato è attualmente assessore al turismo e allo spettacolo, per cui c'è quest'altra voce che è uscita di cui tu stai accennando adesso su Vivi Mazzara. diciamo che non è eventualmente l'ex consigliere Mauro Giacomo. Diciamo che eventualmente non sarebbe il solo che non ha partecipato attivamente, quindi non me la sento nemmeno di dire chi deve fare l'assessore, chi ha partecipato attivamente alla campagna elettorale. Ha partecipato, ha dato anche lui il suo Certo. contributo, assolutamente. Il problema è che il problema, il sindaco sicuramente non sarà liscia Però questa. perdonami, tu hai detto che dovrebbe uscire un solo assessore attuale, e hai fatto il nome No, dovrebbe, quello, dell'Abbagnato. io sto dicendo quello che ho letto. Quello che hai detto. Ok, noi parliamo col senno Col di senno, sì, poi. però questa Non è che è ufficiale quello che stiamo dicendo, stiamo fino a parlando, è quando non ci giusto? sono dati ufficiali, questa è Dico, sempre oh, fantapolitica. per cui uscirebbe l'assessore Abbagnato per entrare la signora D'Alfio, Sì. come dicono i media, e non Sì. Radio Politica, perché questa È ha rotta. interferenze diverse in questo periodo. Ma se entra Mauro, no? E non esce nessuno, rimarrebbe un posto vagante Sì. per E arrivare a magari 7. si sta aspettando che Forza Italia riesca a fare il gruppo. Non lo so questo. Io questo non lo so. Però non, perché ormai le liste che sostengono la maggioranza, i gruppi che sostengono la maggioranza sono tre, poi ci sono altri consiglieri che sono nel gruppo misto,
Ma se poi noi dobbiamo fare, io sto ragionando per numeri, dico, se non si dà l'assessore a Forza Italia perché non ha il gruppo in consiglio comunale, non vedo perché si dovrebbe dare ad altri consiglieri che non hanno il gruppo in consiglio comunale, perché ci sono pure dei consiglieri che sostengono il sindaco e sono nel gruppo misto. Ora, magari, come dici tu, domani, la prossima settimana, fra un mese si creerà un gruppo di Forza Italia, ma in questo caso c'è sempre, abbiamo ora la fortuna di avere un assessore regionale, quindi le eventuali scelte dovranno essere anche vistate dall'assessore. Quindi si sta creando, ma vedi, il problema lì, secondo me, è pure da valutare, perché io ancora voglio Io sapere. vedo che tu stai facendo, guardandoti Antonio, stai cercando di riflettere, è una riflessione No, che stai beh, facendo in questo momento. ma vedi, il problema cos'è? Che come tu bene hai detto, quello che si dice in città, si parla di un assessore molto probabilmente più in là quando si creerà il gruppo a Forza Italia. Nel frattempo cioè, si parla del professore Mauro che è ex dirigente Del PD. del PD di Mazara del Vallo. Io sono convinto che in politica si può fare tutto, però questi tipi di insalate, secondo me, alla lunga si pagano. Secondo me. Uno, bisogna che abbia, che scelga, dice io voglio andare col PD, io voglio andare col centrodestra, non si può mettere un piede in due, non, cioè un piede in due scarpe non è possibile metterla, perché poi quando si arriverà alla vigilia delle elezioni regionali, un partito come Forza Italia ti dirà scusa, ma in giunta con il PD cosa ci fate voi? Perché poi cosa succede? Che la politica perde credibilità nei confronti del cittadino, perché si scannano, se Ecco, ne perché dicono tu tutti. saresti, diciamo, contrario, per una poltrona, a Forza No, Italia, a no, no, Mazara? io No, 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 però politicamente non vedi il non nesso. ho detto questo, però diciamo una cosa, parliamoci chiaro, all'interno del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, diciamo che là siamo Mazara. Cioè, all'interno di Siamo Mazara c'è il coordinatore mazarese che è Giuseppe Palermo del Partito Democratico, Bommarito tesserato nel Partito Democratico, Gioacchino Emola praticamente che ha una storia gloriosa all'interno del Partito Democratico. Poi, per gli interventi che si fanno in consiglio comunale, quello che sui consiglieri di partecipazione politica, ti dico che non si nasconde, Casale, diciamo che è di sinistra, forse il Partito Democratico è moderato per le sue ideologie, che io rispetto, che è un bravissimo ragazzo. Se dovessi oggi dire Arianna Alfio, io la vedo più a sinistra, più un centro-sinistra. Quindi, nel momento in cui si parla che c'è un consiglio comunale, una maggioranza che tende al centro-sinistra e fai entrare Forza Italia all'interno diciamo che poi può diventare, tra virgolette, un controsenso. Come, ad esempio, ci sono anche della maggioranza, io vedo Osservatorio Politico che è un partito di centro che secondo me guarda a destra, come ci può essere il consigliere Bonanno, la consigliera Grillo che non hanno gruppo consigliare ma che li vedo all'interno del centrodestra, tendendo al centrodestra. Quindi adesso il bivio sai qual è? Che dare un assessorato al Partito Democratico potrebbe far storcere il naso praticamente ai vertici di Forza Italia palermitani. Stesso discorso, se si dà un assessore a Forza Italia, magari ci sono i consiglieri di maggioranza che dicono: aspetta, noi siamo qui dentro perché noi abbiamo fatto, ma che
un partito come Forza Italia possa entrare in giunta ci potrebbe dare fastidio. Attenzione, queste sono delle mie riflessioni che e dei pensieri che possono, cioè sono Però legittimi. il sindaco ha sempre sostenuto in questa legislatura che è importante stare uniti tutti insieme, indipendentemente dal colore politico. Lo ha sempre dimostrato anche il rapporto che ha tenuto con l'onorevole Tonescilla. Lo stesso Tonescilla ha detto che ha avuto sempre diciamo, ottimi rapporti di dialogo con il sindaco Quinci. Spesse volte Tonescilla si è interessato della città di Mazara. A braccetto col sindaco Quinci a Palermo, alla regione, non lo hanno nascosto nessuno dei due, perché il sindaco ha detto: noi non guardiamo il colore politico, ma guardiamo gli interessi e il bene per la città. Perfetto. Queste sono state sempre le dichiarazioni del sindaco, contrariamente al discorso politico che stai facendo tu. Ma infatti io dico, questo è un ragionamento che faccio io. Non è che noi lo dobbiamo scoprire le carte domani o Però tu dopodomani. dici se dobbiamo parlare di politica, Noi allora la vediamo politica è questa. cosa succederà fra un mese e mezzo. E poi vediamo questi rapporti di illeciti se continuano o non continuano. Perché poi alla fine. Le strutture, i partiti vogliono il loro spazio. Perché io mi metto, allora mettiamoci nei panni di Tony Scilla. Io mi metto a disposizione, io apro una corsia preferenziale per Palermo. Tonescilla si è messo sempre a Sì, disposizione della assolutamente. città di Mazara con questa Ma amministrazione Quinci. guarda, il fatto che Tony Scilla sia diventato assessore a me fa piacere. Soprattutto per me, perché Tony Scilla è stato sempre uno fedele alla causa. Cioè, Tony Scilla è stato uno che è diventato deputato regionale, poi si ripresentò sempre con l'aria di centrodestra di Miccichè con Grande Sud, Ha rispettato sempre la sua ideologia politica. Più prendendo una valanga di voti, perché ha preso, mi sembra quasi. 80.000 voti, mi No, no, sto pare. parlando io delle regionali Nella regionale, che ha sì. Ah, preso circa 9.000 voti, allora non ce l'ha sì, io fatta. parlavo delle Poi ha nazionali. avuto una serie di debacle a livello regionale, a livello comunale, quando si è candidato, però è sempre rimasto fedele alla causa. È stato uno che si è impegnato nel territorio e questo bisogna, cioè, nel momento in cui Toni Scilla è stato nominato assessore regionale, non è altro che praticamente il coronamento di una carriera sempre Fedele ai colori. coerente, a differenza di gente che fa da questa parte e dall'altra parte. Io, guarda, non ho nessun problema a dirti, quando noi abbiamo parlato con i vertici di Via, quando noi ci siamo seduti, ho detto, attenzione, prima che noi ci sediamo, perché poi la stretta di mano per quanto mi riguarda è migliore di un contratto. Se noi siamo centrodestra, ci sediamo e continuiamo a parlare. Se qua praticamente c'è l'area di domani mattina andare a fare un'alleanza col PD, io mi alzo e me ne vado. Perciò tu Attenzione. hai sottolineato da quale ideologia partiamo? Assolutamente sì, cioè perché non è quando si dice vabbè la politica, no, la politica è una cosa seria. La politica è una cosa seria. Quindi io domani non posso, io quando ho sposato, dice, ma tu perché hai fatto coalizione all'interno dell'attuale coalizione che ha vinto? No, attenzione, io intanto sono stato il primo ad entrare, prima cosa. Seconda cosa, è stata una coalizione fatta di liste civiche, partiti, niente. Chiaro? E io non ho nessun problema a parlare, anzi, dico una cosa: io forse mi trovo meglio a parlare con un estremista di sinistra quando parlo di politica piuttosto che con un democristiano. Perché quantomeno quella la sua idea la difende. Il democristiano è uno che dice: ha ragione, dice a tutti: hai ragione, perché giustamente li conosciamo i giochi democristiani. Ma pensi che in consiglio comunale si stia muovendo qualcosa? Sicuramente sì, per preparare la strada alle prossime elezioni regionali. Ci sono dei contrasti all'interno delle forze politiche che ostacolano certe candidature? A parte che noi abbiamo sempre confermato da Vivi Mazzara, come tu sai, la candidatura di Pietro Marino alle prossime elezioni regionali di Mazzara, che tu hai
anche confermato e hai appoggiato, descrivendo bene quella che è la figura di Pietro Marino. C'è una sorta di binari che si incrociano, un parallelismo. Ci sono diversi consiglieri magari ambiziosi, c'è qualcosa all'interno del Consiglio Comunale che vi porta a stare un po' tutti lontani e a non fare unione? Ma guarda, intanto io ti rispondo alla tua domanda, secondo me è molto intelligente. Diciamo che in consiglio comunale, dall'elezione del sindaco, con un detto mazzarese, ognuno si tira lo sorrino. Però ad esempio, guarda, per farti capire, quando noi chiudemmo, tra virgolette, l'accordo, io ero presente sul Presidente del Consiglio, dopo, quando il sindaco è stato eletto, c'era la maggioranza, poi magari qualcuno dice: ma il Presidente del Consiglio, siccome Antonio Colicchia con il suo gruppo avevano preso l'impegno con Gangitano, questo spero che l'attuale Presidente del Consiglio un giorno possa venire qua a dire vero. Io quando c'erano delle voci che a Mazara qualcuno della maggioranza poteva non votare, io ho detto: Vito, tu devi stare tranquillo che gli impegni presi dalla nostra lista verranno rispettati. Perché la politica è politica, però tu quando stringi la mano la gente deve dormire tranquilla, se no non gliela stringi e lo devi dire direttamente. Io, rispondendo alla tua domanda, penso che la maggioranza Mazara del Vallo è molto eterogenea. C'è gente di sinistra, c'è gente di centro-sinistra, c'è gente di centro. Quindi, se dovessi dirlo io, poi magari mi smentiranno, non andranno tutti verso la stessa direzione appena ci saranno le regionali. Insomma, c'è gente che fa il coordinatore del Partito Democratico, quindi io penso che il Partito Democratico inserirà un candidato. Quindi ti immagini il coordinatore di un partito che magari dice: no, io devo appoggiare quello perché sono in maggioranza. No, perché poi saremo a un anno e mezzo dalla vigilia delle prossime amministrative. Poi ci sarà, non è un segreto che l'attuale Presidente del Consiglio si voglia pure candidare alle regionali. Pietro Marino lo ha già detto. Pietro Marino sarà candidato alle regionali. Quindi, Però anche lo stesso Pietro Marino dovrà avere una forza di sostegno ma guarda, politico Pietro Marino, una cosa è sicura, da movimenti, da che liste, da partiti. io non so se tutti gli altri candidati gli attuali consigli comunali che si vogliono candidare alla regione se avranno l'appoggio di tutto il gruppo consiliare. Io ti garantisco che tutto il gruppo Via di Mazara del Vallo, mi riferisco a me, mi riferisco alla consigliera Kirk, a Quinci, mi riferisco pure al nostro coordinatore che è Nicola Norrito. Noi siamo tutti allineati e coperti, perché ribadisco, quando in politica, nella vita tu stringi la Allora, mano, questa lo devi candidatura di Pietro Marino cammina ass ancora. assolutamente sì. Assolutamente sì, ma perché non dovrebbe camminare? Assolutamente sì, ad oggi non c'è stata nessuna. C'è qualcuno che magari mette qualche zizzania, però per cercare praticamente di creare qualche malumore. Ma quando ti conosci da 40 anni con una persona, poi noi ci facciamo una Anche risata. perché la candidatura di Marino è stata la prima che è stata ufficializzata proprio in città, in primis da Giorgio Macaddino, Sì. che è stato, mi pare, forse l'ideatore di questa candidatura che poi voi tutti insieme avete deciso di portare avanti. Cioè, il ruolo di Giorgio Macaddino è stato fondamentale allora e lo è tuttora? Assolutamente sì, Piero, scusa, non ci giriamo attorno. Se tu vuoi vincere un'elezione regionale, sì, il supporto di Antonio Colicchi è importante, il supporto di Ilenia Quince è importante, ma ci vogliono i numeri, ci vogliono i numeri. Quindi Giorgio è stato uno che in pubblica sede ha detto: perché no, Pietro Marino?
Ci siamo. No, ha detto lui, proprio dalla voce di Giorgio Magaddino a Vivi Mazzara, a Perfetto, me sì. personalmente e alla città, ha detto che il candidato, il nostro candidato è Pietro Marino. Io non penso che Giorgio Magaddino oggi cambia candidato. No, no, assolutamente no. Assolutamente no, anche perché noi magari adesso che con la zona rossa non ci riuniamo più da quando siamo zona rossa, però noi periodicamente anche con i vertici di via ci incontriamo almeno una volta ogni 2 settimane, ogni 3 settimane e ti dico che non è cambiato assolutamente nulla. Ci facciamo 4 risate perché il candidato di Giorgio non è Pietro ma è un altro, perché Antonio sta chiudendo l'accordo con Diventerà Bellissima, perché Pietro già è andato da Toni Scilla. Cose oggi hanno detto addirittura in consiglio comunale che io mi sono recato già da Toni Scilla. Io non vedo Toni Scilla da un anno, da un anno, però hanno detto che io Ma mi sono. scusa, che male ci sarebbe No, che il consigliere Colicchia va a trovare il Toni Scilla? Piero, perché quando tu stringi la mano a Giorgio Magaddino, quando tu stringi la mano a determinate ai vertici del partito, tu non ti devi muovere in autonomia. Perché Ma scusami, ma cosa devono non pensare? tutti la pensano come Antonio Colicchia sulla stretta di mano, perché tu pensi che la stretta di mano in politica continua ad avere un valore vero? Per quanto mi riguarda, sì, ma il È un fatto. fatto personale. No, ma il fatto di via. Vedi, qualcuno magari può giocare sul fatto che Pietro in un intervento magari può essere un po' più scomposto, può sbagliare un congiuntivo, però io per quanto mi riguarda, ma non politicamente, Pietro come Enza, come Lenia, è gente che noi abbiamo deciso, allora ragazzi, si parte e si arriva tutti insieme, se ci sono problemi. Diciamolo, c'è qualcuno che è stato, hanno tentato già di avvicinarlo, perché non so perché, già sin dalla programmazione del gruppo Via si sono alzate pure le scope in consiglio comunale a fare interventi sulla costituzione di questo gruppo, come se noi siamo un gruppo all'opposizione, vi dà fastidio, cioè non riesca a c'è tutto l'arco costituzionale, si è alzato, doveva dire qualcosa su Via, va bene. Ora, non è giusto, considerato anche il ruolo che io ricopro, io sono consigliere comunale a Mazzara, e che all'interno del Palazzo Comunale si dice Antonio Colicchia è andato da Toni Scilla. Non è vero, non è vero. Dice, ma tu hai la coscienza a posto. Vero Scusa, ma tu perché saresti andato da Toni è, però. No, Scilla? perché, Non voglio entrare in fatti personali. no, Cioè, a sai perché. cosa si allude? Si allude al fatto che in politica poi tutti vogliono salire sul carro del vincitore. In politica tutti vogliono salire sul carro del vincitore. Io devo fare un plauso al consigliere Nino Zizzo. Nino Zizzo è andato con Forza Italia ancora prima che si facesse. Nino Zizzo è un amico mio, e glielo ho detto: complimenti per la scelta. Tutto sommato dice: no, no, ma io con Toni ho un rapporto dove determinate situazioni lui si è messo a disposizione, tutto perfetto. Allora, Nino Zizzo ha tutto il diritto di dire e fare quello che vuole, ma gente di maggioranza, opposizione che va. È legittimo, Certo, attenzione, è certo. legittimo. Però non è giusto. Però non è giusto. Per quanto mi riguarda, Ok. Perché non sei andato prima? Tu sei consigliere comunale da 1 anno e mezzo, perché non sei andato prima? Sei andato, vai ora perché c'è l'assessore alla pesca e all'agricoltura, che Mazzarese. è Mazzarella, ora ci vai. Ma intanto Toni Scilla era uno che lavorava per il porticciolo di Salenunte, lavorava per tantissime altre cose, era molto presente su. Ma perché ci vai adesso? Questo ti deve fare riflettere. Io non ci vado perché. Io ritengo di essere una persona seria. Ma no, non ci vado perché mai dire mai nella vita. Ci siamo. Certo, Io ho certo. preso un impegno con delle persone e io non devo sbagliare. Certo, Perché. giusto. Antonio, scusami, ma pensi che il solo gruppo Via Mazzara basti a Pietro Marino per tentare di vincere le elezioni regionali? Ma io, tanto poco fa, noi parlavamo di un elemento che si chiama Giorgio Magaddino e diciamo che non fa parte del gruppo in consiglio comunale.
Giorgio Magaddino è un elemento di via, ma non è l'ultimo arrivato. Quindi noi ci stiamo muovendo. Non è che i voti si devono prendere solo a Mazzara. Abbiamo la fortuna di avere pure gente che ci vuole bene, perché poi quando uno nella vita è una persona di parola, lavora, come si dice, lassa ciapro donde passa, poi tu puoi andare nella Valle del Belice, cioè c'è gente che si mette a disposizione. Io sono convinto che questa è una battaglia veramente difficile ed è una sfida che mi intriga. Se tutte le cose dovessero andare bene, perché poi alla fine io dico sempre, io l'unica cosa che ho detto a Piero, ho detto Piero, a noi ci devono battere, non facciamo come fanno molti altri che magari per la paura, questo è più forte di me, noi dobbiamo arrivare, se non dobbiamo farcela, dobbiamo arrivare secondi, se non dobbiamo farcela, ma con una lista che passa lo sbarramento, andare noi a trovarci la collocazione. E poi la lista non basta allo Ma si è sbarramento. sempre detto, anche tu forse l'hai fatto capire poco fa, che la vostra candidatura regionale sarebbe orientata a un colore politico di destra. Sì, centrodestra, assolutamente sì, ma non ci nascondiamo. Io sono un uomo di centrodestra, Anche anzi. perché l'avete messo per patti con Papania. Assolutamente sì, io quando ci siamo seduti ho detto. Voglio sapere un attimo l'orientamento perché è sempre un movimento nuovo. Dice no, assolutamente no. Ok, ci possiamo sedere e possiamo parlare. E finora loro hanno rispettato tutti i patti, come noi stiamo rispettando. Che, magari qualcuno può pensare, tutti quando Toni Scilla è diventato assessore, ma il gruppo Via cosa? Che cosa deve fare il gruppo Via? Che cosa deve fare? Il gruppo Via ha un accordo. Con Giorgio Magaddino Mazzara, insieme al senatore Papania, insieme ad Angelo Rocca, che ci incontriamo quotidianamente, ci sentiamo quotidianamente. Quindi non è che siamo i buoi alla fiera che passano da uno stand all'altro. La politica è fatta pure di strette di mano, cosa Ma a molto. questo punto, dopo quello che stiamo dicendo, vi verrà più difficile sperare in un possibile assessorato nella Giunta Quinci? Ascolta Piero, parliamo chiaro. Assessorato alla Giunta Quinci non ce l'avrà mai, ma non lo chiederemo mai. Non ci C'è da interessa. Non escludere. ci interessa. Non ci interessa. Ma Non ci perché si sta interessa. preparando una giunta proiettata alle prossime elezioni regionali? No, non si sta preparando. Quando tu già. C'è un libro di ieri. Vorresti dire delle No, 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 cose, guarda, ma c'è. C'è intanto un. facciamo una cosa. C'è. Possiamo fare un caffè? Ti va? Ce lo Assolutamente, prendiamo? assolutamente Ecco, ce sì. lo prendiamo, un caffè. C'è una Grazie. nel. Andiamo avanti? Sì. Ok. No, questa è la trasmissione originale, guarda, Allora, ci vogliamo differenziare. non so se tu hai letto il mare qua, di Hemingway, quando inizia, praticamente diceva aveva una bandiera rattoppata che dava l'impressione di una sconfitta annunciata. Oggi, Piero, i tempi dell'amministrazione sono dei tempi. Allucinanti, sono dei tempi allucinanti. Cioè io su alcune situazioni veramente a volte io mi meraviglio di volta in volta perché sul discorso che ti raccontavo poco fa, a giugno del 2020, col decreto crescita, vengono accreditati al comune di Mazara del Vallo circa 138 mila euro. Attenzione, io il decreto l'ho letto, ma forse sono stato l'unico. Questi soldi erano stati soldi vincolati che arrivavano dallo Stato, quindi non sono soldi del comune, Sì. per l'istituzione dei campi estivi a Mazara del Vallo. Non si sapeva nemmeno che questi soldi erano arrivati. Decreto del 29 giugno, subito dopo qualche giorno sono stati accreditati. Feci un intervento in consiglio comunale e l'assessore alla solidarietà sociale dice, dopo un intervento mio e della consigliera Coronetta, dice, vi assicuro che non sono stati accreditati
alcune somme al Comune di Mazara del Vallo. Invece poi andiamo a vedere che ci sono state accreditate 138.000 euro nel mese di luglio. Quindi che cosa succede? Dovevano fare il bando per distribuire Prego. queste, grazie, per distribuire queste 138.000 euro. Fanno il bando con tempi lentissimi, lo presentano e non fanno altro che fare un copia e incolla con un bando fatto dal Comune di Palermo, cioè ci arriva la delibera in Consiglio Comunale dove c'era messo sopra Comune di Palermo, ho detto ma quantomeno cambiate, togliete il Comune di Palermo e mettete quello di Mazara del Vallo, capisco che magari il tempo per il bando non c'era. Mandano chiamiamoli gli ispettori del Comune per andare a vedere se tutti i protocolli erano stati rispettati. Questo bando praticamente ha dato la possibilità a circa 5 o 4 tra cooperative e associazioni di partecipare. Ebbene, per il tariffario che loro hanno messo nel bando, alla fine si sono riusciti a spendere circa 60.000 euro. Ho fatto il conto, circa 81.000 euro torneranno indietro, appunto per la lentezza, perché se tu il bando lo vai a fare pubblicare subito dopo il decreto, tu dai la possibilità a molte altre associazioni, cioè, Di non partecipare e sono altro che usufruire. soldi che dal governo arrivano qua e quindi si chiama distribuzione di ricchezza questo in economia. Chiaro? Succede il tutto, io faccio due o tre interventi in Consiglio Comunale, fino all'ultimo intervento in Consiglio Comunale c'è stato l'assessore che mi dice, ma lei perché ribatte sempre, non ha altri argomenti? Perché queste somme non erano ancora state accreditate. Ti dico la verità, io stamattina, quando ho ricevuto la chiamata da Piero Campisi per venire in trasmissione, ho chiesto: ma queste somme sono state accreditate a una cooperativa che dice no, ad oggi no. Ora tu ti immagini che noi stiamo parlando del 30 di giugno e siamo arrivati a fine gennaio. Ma qualcuno sa cosa vuol dire fare impresa? Qualcuno sa che eventualmente sulle persone che le hanno, queste associazioni cooperative che hanno assunto degli elementi per poter svolgere l'attività, per ricevere contributi, magari sono in difficoltà per pagare, Certo. è giusto? Quindi tu devi essere. Poi dico, prendono sempre il problema, ma c'è stato il lockdown. Io Vabbè, personalmente. io l'abbiamo già detto nelle precedenti puntate che il lockdown, la pandemia, il rallentamento del lavoro delle varie amministrazioni comunali sta accadendo dappertutto, non solo a Mazara. Piero, io la intendo in un'altra Si può maniera. avere un po' di tolleranza per la lentezza, ma è chiaro che l'ordinaria amministrazione deve andare avanti. Se poi, chiaro, capitano queste cose che dici tu e che qualcuno se vuole può smentire venendo a Vivi Mazara, chiaro, stiamo lì a capire e guardare cosa accade. Eventualmente, se qualcuno viene a smentire, manderò in messaggio tutte le delibere, così. Allora, cosa succede? Come la intendo Prendi il io? caffè Sì, intanto, no, l'ho anche già perché è preso. un caffè L'ho già caldo, per preso. cui. Cosa succede? Durante il periodo del lockdown, io parlo per esperienza personale, io faccio il commercialista. Io entravo la mattina alle 7 per non circolare, uscivo la sera alle 8, alle 9. Io non dico che il dipendente comunale deve fare i miei orari, no, io faccio libero professionista. Però nel mese di marzo, aprile e maggio, che il comune è stato chiuso, voi vi immaginate se si fossero organizzati dove la gente non andava al comune, quindi un dipendente comunale per ogni stanza. In questo periodo noi mettiamoci al pari con tutto, sviluppiamo lavoro, tanto non abbiamo l'utente che viene, quindi andare a sistemare un po' tutto. Invece la gara d'appalto, quella per le caditoie, non so quanto tempo è passato. Per quanto concerne il regolamento per il conferimento dei liquami, ci sono dei tempi ma veramente biblici. Ma allora io dico, Ma a che cosa è dovuto? allora sul discorso quello che accennavo poco fa, io il capo espiatorio era il precedente dirigente al terzo settore, l'ingegnere ASAP.
Ma non è che non funziona solamente il terzo settore. Ora, ad esempio, io ci sono i verbali che parlano. In tempi non sospetti, ancora prima del Covid, dissi, perché io guardo, do sempre un occhio al bilancio. Noi c'è stato un attimo, ho partecipato io a una conferenza dove noi a metà luglio del 2019 il comune aveva una disponibilità liquida di 10.000 euro. Tesoreria, fondo di tesoreria utilizzato a tappo. Noi potevamo spendere e ci facevamo il conto di quanta tari potevamo incassare per riuscire a pagare gli stipendi. Ora, nel momento in cui noi arriviamo, quando si arriva a raschiare il barile, tu te la devi dare una regolata. Una regolata tu te la devi dare. Allora, cercando di dare una mano, dissi: scusate, ma perché una proposta che feci in consiglio comunale, ma anche in prima commissione quando ero presidente, ma perché noi non aggiorniamo il sistema di toponomastica a Mazara? Perché circa il 25-28% delle bollette tornano indietro? Perché a Mazara le famose contrade, contrada Triglia Scaletta, contrada Gian Greco, contrada Serrone, appena c'è un Giacalone Vito, un Asaro Pietro, tornano tutte indietro, perché giustamente ho detto potenziamo la toponomastica a Mazara. Mi è stato detto, dice no, aspettiamo gente urbana perché poi ci forniranno tutti i software. Ok, dissi pure, ma questo è tutto verbalizzato, dissi pure, abbiamo l'ufficio delle pratiche di concessione edilizia e di condoni edilizi, che una volta io sono entrato sembrava una fureria nazista quando stavano entrando gli alleati, cioè nel senso, ho detto, ma scusa un attimo, vediamo un attimo di sfruttare attraverso anche l'alternanza scuola-lavoro, attraverso degli scanner, vediamo di iniziare a fare un archivio ottico. Perché c'è parecchia gente, io ho ricevuto pure sono stato sollecitato da qualche cittadino, dice, io dovrei pagare il condono, le rate del condono, però vado là e mi chiedono tipo 20.000 euro. Se mi mettono in condizione di rateizzarlo, io posso pagarlo. Abbiamo sollecitato, vediamo di mettere l'archivio. Facciamo un lavoro certosino, un paio di mesi, 3 mesi, 4 mesi, un anno, però sistemiamolo l'archivio. No, aspettiamo agenda urbana perché dobbiamo acquistare, ma insomma, e se agenda urbana non arriva, noi che cosa facciamo? Rimaniamo con questo interrogativo perché io voglio chiudere questo nostro primo Scusami, incontro. scusami, Ah, scusami. ok. L'ultima cosa. E poi, ecco il discorso, si va a pubblicizzare un'app. Per quanto riguarda quella di fronte al porto con tutti gli autobus, una domanda gli vorrei fare io. Ma gli autobus a Mazara dove sono? A Mazara io realizzo un qualcosa, un punto di ristoro per un servizio, non funziona nemmeno il servizio. Quindi io dico, ma ancora favoletto dobbiamo vendere? Cioè qui l'ABC manca, qui manca l'ABC. Io spero una cosa sola, almeno io non ho nessuna, non sono prevenuto nei confronti di nessun nuovo assessore Che potrebbe che entrare. potrebbe entrare. L'importante è che si faccia meno foto e che si sbracci, deve stare sul campo, perché se tu non lavori, se tu non lavori sul campo, se tu non stai quantomeno 6-7 ore al comune, non hai dove andare. Per quanto mi riguarda, perché io ho un'altra cultura, la cultura del lavoro. Se lavori, allora crei un rapporto col tuo settore, crei un rapporto, perché poi alla fin fine la politica, qualcuno dovrebbe capire che l'indicazione la dà l'assessore, il dirigente deve sviluppare l'idea politica dell'assessore. Bene, io volevo che ne pensi del piano delle opere pubbliche e concludiamo.
questo appuntamento. Adesso è stato fatto come il bando, è stato fatto un copia e incolla. Che cosa devo pensare? Che cosa devo pensare? Cioè, le opere pubbliche. Io non so cosa pensare. Io oggi sono in difficoltà. Io non so cosa pensare. Si fa un piano delle opere pubbliche e dove si dice soldi non ce ne sono. Va bene, d'accordo. Un'altra cosa, sulle opere pubbliche. In sede di approvazione di bilancio, in un altro decreto, c'era la possibilità che se i comuni approvavano entro un termine, non ricordo se era il 15 settembre, il bilancio consuntivo dell'anno 2019, avendo i progetti pronti, potevano partecipare e sarebbero arrivati a gennaio per comuni fino a 50.000 abitanti, potevano partecipare a prendere fino a 5 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione praticamente di messa in sicurezza. Vi immaginate a Mazara che cosa si poteva. Ebbene, ho detto, anziché portare il bilancio consuntivo 2020, come mai state approvando prima il bilancio consuntivo e non pensiamo di approvare il bilancio, scusa, il preventivo 2020? Perché non pensiamo a approvare il bilancio consuntivo 2019? Perché ci dà. Bene, mi è stato risposto, dice no, non abbiamo progetti per poter partecipare. Ma scusa, in un anno e mezzo voi che cosa avete fatto? Cioè, mi verrebbe da dire, qua si parla, si pubblicizza appena vinciamo per quanto riguarda il discorso delle compostiere, 1 milione di euro, siamo arrivati prima, e tutto il resto noi che cosa abbiamo fatto? Cioè io per quanto mi riguarda il periodo del lockdown, uno deve, tra virgolette, fare di necessità virtù. Nel momento in cui tu hai un periodo dove tu non ricevi utenza al comune, dovete stare tipo i topi di laboratorio, vi fate le vostre 8 ore e non ce ne sono distrazioni, si fanno i progetti, anche perché poi io non sono un tecnico, però parlando con qualche amico, dice, aspetta, ma eventualmente per fare un progetto per la messa in sicurezza, che cosa dobbiamo fare? Tipo il ponte di Brooklyn? Cioè, casi parla praticamente, dice, nel giro di una settimana, 10 giorni si poteva fare un lavoro certo, sì, no, i progetti pronti da poter. Forse il consiglio Colicchia quando parla, magari c'è da lavorare e magari, cioè, qui io ribadisco, Insomma, tu spero. non credi in questo piano delle opere pubbliche? No, Cioè... assolutamente no, ma assolutamente. Assolutamente no, anche perché il piano delle opere pubbliche, Piero, si discute con la maggioranza, con l'opposizione e dice, si discute se il piano delle opere pubbliche viene portato in consiglio comunale, ma io non ne so niente, io non ne so Ma dovrà assolutamente arrivare nulla. in consiglio No, ma comunale. in consiglio comunale è arrivato, Sì. ma nel momento in quando si approva il piano delle opere pubbliche, il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, c'è tutto un lavoro dove l'assessore incontra le forze politiche, questa strada effettivamente possiamo toglierla, ma dobbiamo, facciamo un esempio, c'è Tondarella che sta cadendo a pezzi, c'è questa strada che non Dico, va ma bene. ne parlerete nel prossimo Consiglio Comunale? Farete le vostre arringhe su questo Ma che cosa? piano? Ormai la frittata, cioè noi Sì, potremmo ok, attaccare direte la la vostra, questo intendo dire io. potremmo attaccare praticamente la gestione politica, però ormai la frittata è stata fatta, anche perché i numeri ce li hanno e se la approveranno. Io dico sempre, l'importante è che dove per ora c'è chi è in maggioranza, continua a essere in maggioranza pur non essendo convinto. Io dico, vabbè, l'importante è che tu la tua idea la devi rispettare, dove ti fa l'estate, ti farà l'inverno. Perché domani mattina io ora voglio vedere quando ci saranno le prossime amministrative, poi verrò di nuovo qua e vedere quanta gente cambierà idea. Quanta gente praticamente andrà nel porto sicuro, se si dovesse candidare qualcuno che molto probabilmente verrà eletto sindaco. Poi io voglio vedere tutta questa gente che è in maggioranza, che vota tutto in maggioranza e che magari difende a spada tratta questa amministrazione. Io spero che lo faranno anche in seguito, quando arriveranno le nuove amministrative a Mazara. Intanto abbiamo le prossime regionali e ci dobbiamo preparare. Avremo tempo e spazio per poterne parlare qui a Vivi Mazara. Antonio, io ti ringrazio.
È stato un bell'incontro È sempre un piacere, a cuore è sempre un aperto. piacere venire qui da te, Piero. Grazie, grazie. Le porte sono sempre aperte perché, come sai, questo è un incontro dove non esiste il colore politico. Noi siamo aperti a tutti, a liberi cittadini, opinionisti, consiglieri comunali, assessori, sindaco, eccetera. Per cui, buon lavoro. Alla Grazie. prossima, ci diamo un pugno il saluto moderno che sostituisce la stretta di mano. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.